non sono ritornato in buongiorno. Cioè, erano insieme, devo dire, era giovedì, no? Quindi mi sono sentito molto più vicino a loro. Ma comunque anche più volato. Prendete posizione o... Annunciamo il giornalista della stampa Luigi Grassia. Cominciamo. Signore e signori, fratelli e amici tutti, buonasera. Benvenuti al dialogo. Benvenuti al dialogo organizzato in questa conferenza. Tra il dottor Luigi Grassia e il dottor Stefano Bisi, incentrato sull'ultima opera libraria del Gran Maestro dal titolo Palazzo Giustiniani, un'ingiustizia nel silenzio contro i massoni italiani. Le personalità protagoniste dell'evento non hanno certo bisogno della mia presentazione, però ci provo lo stesso. Luigi Grassia è un giornalista di chiara fama e scrittore italiano. Per la stampa ha firmato reportage da oltre 119 paesi dei 5 continenti, ha pubblicato più di 12.000 articoli sulla stampa. Negli anni ha intervistato personalità come Kissinger, il segretario dell'ONU Kofi Annan, lo storico Arthur Schlesinger, il principe dei giornalisti italiani in Gran Mutamento. È un uomo, una personalità sicuramente adrenalinica, ha vissuto alcune esperienze che vengono definite borderline, come usa in articoli o in capitoli di libri. Sergio, se parli più lentamente ti seguono con migliore... Ha volato in mongolfiera ed è precipitato sul deserto rosso dell'Australia. Ha nuotato senza gabbia in mezzo agli squali, se ce lo conferma, alle Bahamas, ha fatto il cowboy in Arizona ed infatti è cittadino onorario del Texas. Il dottor Stefano Bisi è giornalista anch'egli ed inizia la carriera giornalistica nel 1978 nella redazione della Gazzetta di Siena. Dopo varie esperienze anche in campo radiofonico e con le emittenti televisive, diventa caporedattore del Corriere di Siena, ricoprendo poi anche la carica di vice direttore. Cosa che non tutti sanno, è ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2010. È stato iniziato in massoneria nel 1982 nella loggia Monteaperti di Siena. Per 6 anni riveste il ruolo di presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della Toscana, sicuramente il collegio più numeroso e forse anche uno dei più antichi. E questo dimostra la sua capacità. Dal 5 aprile 2014 è alla guida del Grande Oriente d'Italia, la più antica esperienza della massoneria italiana. Nel 2016, nella guerra con Rosi Bindi, Stefano Bisi riafferma nelle competenti sedi il diritto alla riservatezza anche per gli iscritti al Grande Oriente d'Italia, così come tale diritto deve valere per ogni cittadino, singolarmente o come membro di ogni altro ente o d'associazione legittima. Nel periodo più difficile e complicato del dopoguerra, segnato da almeno 5 crisi fondamentali per la nostra società civile, una crisi pandemica, una geopolitica, una energetica, una climatica ed una economico-sociale, conduce il Grande Oriente d'Italia in modo mirabile e compatto ed ottiene giustizia in difesa dei diritti dei fratelli del Grande Oriente d'Italia in varie corti giudiziarie italiane, facendoli scrivere dai tribunali la verità sulle discriminazioni poste in essere da coloro che Sciascia definì, anche in questo caso mi viene in mente, protagonisti dell'antimafia italiana. Nel contempo trova il tempo per combattere, con le armi che ci competono, che competono al Grande Oriente d'Italia, della legge, della Costituzione italiana, il grave soppluso posto in essere ai danni della Comunione in epoca fascista e non risolto dalla Repubblica, che riguarda Palazzo Giustiniani a Roma, oggi immobile in uso al Senato della Repubblica, un tempo sede del Grande Oriente d'Italia. Un luogo a noi caro, acquistato il 16 febbraio 1911, che era la nostra sede, ma anche un luogo dove è stato ucciso il Gran Maestro Achille Ballori, da un uomo accecato dall'odio, fomentato dal fanatismo populista antimassonico. Dove i nostri fratelli sono stati picchiati dalle camicie nere, la nostra casa è scoppiata a forza dal regime fascista e mai restituito dalla Repubblica Italiana. Oggi Palazzo Giustiniani è al centro di un contenzioso legale dove i giudici
interpretati, forse imbarazzati dalle ragioni in fatto in diritto del Grande Oriente d'Italia, si dibattono in questioni di giurisdizione e competenza, evitando per ora di decidere nel merito delle nostre richieste. Non mi dilungo oltre, lascio la parola ai protagonisti del dialogo, ringraziando sentitamente la Loggia Madre Osonia all'Oriente di Torino, nella persona di Mario Cifarelli, per tutti, per l'organizzazione dell'evento nella persona proprio di Giorgio Cifarelli, il Collegio dei Maestri Venerabili della Costituzione. Oggi rappresentati dal fratello Emanuele Cappellino e da Alessandro Moretti, e naturalmente dal grande magistrato, di cui mi onoro di far parte della Giunta. Soprattutto vogliamo ringraziare lo Stato italiano e in particolare le Forze Armate che hanno consentito di organizzare l'evento in questa prestigiosa sede. E ringraziamo soprattutto voi, tutti i gentili ospiti, che siete intervenuti così numerosi e così attenti a questo evento. Grazie, io direi che si può cominciare. Funziona? Sì, perfetto. Allora, entriamo subito in argomento. La perfezione sabauda. Assolutamente, non ci smettiamo. Non sempre succede. Dunque, questa storia è molto strana. Io la conoscevo già a grandi linee e ne avevo anche scritto, perché ho già intervistato il grande maestro, forse anche più di una volta, e ho scritto sulla stampa di questa questione. Non sapevo tutti i dettagli, e leggendo il testo effettivamente si resta sempre più sorpresi. Nel senso che di solito c'è un problema e la questione che si pone col problema è cercare una soluzione, ma qui la soluzione è stata trovata addirittura 31 anni fa e non si capisce perché non venga applicata, cioè si può intuire naturalmente, ma strana è la prima cosa che mi viene in mente, questo rimpallo di cioè non c'è nessuna autorità che si vuole, c'è il giudice civile che dice ci deve essere il giudice amministrativo eccetera eccetera, non si arriva mai a una cosa. Io immagino che dietro ci sia, non da parte di tutto il mondo politico, intendiamoci, come giornalista devo anche essere sensibile un po' a quello che pensa tutta quanta l'opinione pubblica e non percepisco un'ostilità complessiva nei confronti della massoneria. Però ci sono alcuni esponenti politici, magari anche importanti, che magari guidano un partito di maggioranza in Parlamento, che fanno il ministro degli esteri, confondono il Venezuela col Cile e che poi dicono sì, perché quando si parla di mafiosi, di massoni e di camorristi bisogna stare attenti. Quando si parla in questi termini poi diventa difficile proporre alla base un compromesso con il Grande Oriente, perché diventa poi difficile dire sì, con questi qui che abbiamo definito mafiosi e camorristi dividiamo gli spazi di Palazzo Giustiniani, che peraltro sono occupati da sedi del Senato, da sedi istituzionali. Io credo che sia questo il problema, che ci siano delle persone che sono prigioniere della loro retorica e non possono più accedere a un compromesso. Anche se questo non spiega però come mai questo valga anche per i magistrati. Perché magari l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato possono fare l'interesse dello Stato, che non sarebbe in realtà il loro compito, dovrebbe essere contemperare l'interesse dello Stato con quello dei cittadini, ma lì si può capire. Ma anche altri livelli della giustizia non si sono comportati bene. Io sono rimasto stupefatto, specialmente leggendo questo libro, dalla primissima sentenza che risale a poco dopo la fine della guerra, quindi la fine del regime, quando la cosa avrebbe potuto essere risolta in 448, prendendo atto che questo palazzo era stato sottratto alla massoneria al Grande Oriente.
Invece questa stupefacente cosa, per cui c'è scritto che non si può prendere in considerazione questo ricorso perché sono trascorsi 5 anni da quando è accaduto l'evento e quindi non si può neanche entrare nel merito. Ora, visto che questi 5 anni erano compresi nel ventennio e visto che quello che si contestava con ricorso è appunto il fatto che è stato commesso un abuso dal regime, dalla dittatura, dire così è un po' come dire sei stato stupido, sei stato in campo di concentramento ad Auschwitz e quindi hai lasciato trascorrere per colpa tua il tempo che sarebbe stato utile per fare ricorso. E il riferimento al campo di concentramento non è eccessivo, perché qui si parla di assalti, di squadracce, di persone uccise, di persone arrestate, di persone mandate al confino. C'è stata una persecuzione vera. E allora a questo punto vorrei che il grande maestro dicesse qualche cosa, insomma, su... il libro è già piccolino, e per fortuna non spaventa, libro di un giornalista, quindi scritto bene e con chiarezza, il che non è scontato, perché anche i giornalisti non sempre scrivono bene con chiarezza, questo sì. È molto denso nelle parti che riguardano sentenze, leggi, commi, rinvio, una cosa all'altra, ma che è assolutamente inevitabile perché deve essere, tutto deve essere argomentato. Una riga, una notizia, che è una cosa che si dice nel buon giornalismo, ecco. Ma a questo punto si chiede al maestro Pisi di essere ulteriormente sintetico e di raccontarci in pochi minuti la storia che è contenuta in questo libro. Una storia fatta di emozioni, di ricordi anche personali. Quando sono entrato per la prima volta in Palazzo Giustiniani per gentile concessione di un senatore che mi fece entrare, potevo portare questo collare che indosso dopo tanti anni dentro Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, che era il tempio, forse del questo. E cosa dovrei fare? No, niente, tenerlo distante dal mio microfono che è appoggiato. No, ti pure in mano perché possiamo dialogare tranquillamente. Grazie a un senatore riuscì a riportare questo collare nella sala Zuccari, che era il tempio principale della massoneria appunto di Palazzo Giustiniani, ed è quella foto che vedete nella copertina di questo libro. Quindi nel libro ci sono emozioni, ci sono ricordi, c'è un aneddoto. Quando appunto entrai per la prima volta in quel palazzo per incontrare un senatore, per chiedere sostegno alla, non ad una rivendicazione, ma all'esercizio, alla possibilità di esercitare un diritto, quello di riottenere il palazzo in via subordinata, 140 metri quadrati per farci un museo della massoneria. E il commesso che mi chiese i documenti per entrare al Palazzo Giustiniani mi disse, scherzando, anzi mi riconobbe, disse: ma lei non ha bisogno di documenti, questo, lei è il proprietario di questo palazzo. Magari, dissi, però capii che la storia è conosciuta. Devo dire che abbiamo ripreso in esame la questione. Io sono stato eletto nel 2014, a marzo, insediato ad aprile, abbiamo ripreso poi un iter giudiziario, perché con le buone il Senato non ci sente, perché nel 1991, 3 anni dopo l'annuncio che fece il Presidente del Senato Giovanni Spadolini, venne firmata una transazione. In pratica, e lo annunciò Spadolini, in pratica il Palazzo Giustiniani veniva preso tutto dal Senato, e al Grande Oriente d'Italia sarebbero state lasciate 140 metri per farci il museo della massoneria italiana, come riconoscimento, sono le parole di Spadolini,
del ruolo esercitato da Massoni nel Risorgimento italiano. Però quella transazione firmata regolarmente non è stata mai data esecuzione. E quello che sorprende è che il Consiglio di Stato, che ha stabilito con motivazioni diverse, come aveva stabilito il TAR del Lazio, che l'autorità giurisdizionale adeguata, il Tribunale Civile, dice che quella, in fondo, quella transazione era una manifestazione di intenti, non era una vera e propria transazione. Non è così. Quindi ora vedremo i nostri avvocati se andare in Cassazione oppure andare al Tribunale Ordinario. Vediamo un po' quello che succede. Parallelamente una via diplomatica andrà ancora percorsa. Nell'ultima pagina si parla addirittura di andare al Tribunale Europeo, che forse sarà l'ultima istanza. L'ultima istanza dopo aver percorso tutti i gradi della giustizia italiana. Non demordiamo, i massoni non si rassegnano, abbiamo sconfitto il fascismo. Siamo resuscitati anche dopo quello appunto che il regime ci fece. Quei 5 anni che citavi poco fa dell'avvenuta prescrizione, sarebbe avvenuta questa prescrizione mentre il nostro gran maestro Domizio Torrigiani era al confino di polizia, prima a Ponza, poi a Lipari e poi finì in una clinica di Montefiascone perché aveva praticamente perso la vista. Dicevo degli aneddoti che sono contenuti in questo libro. A me ha particolarmente colpito la storia di questo collare che io indosso e che indossano i gran maestri. E volevo chiedermi infatti se era proprio quello. È quello. Proprio quello. Questo collare durante i ricorrenti assalti degli squadristi a Palazzo Giustiniani, che cosa facevano? Anche questa è una storia ricorrente. Cercavano gli elenchi dei massoni e cercavano anche questo collare. In quell'immobile, Palazzo Giustiniani, viveva anche il direttore amministrativo del Grande Oriente d'Italia di allora e ebbe un'intuizione di nascondere questo collare nelle fasce del nipotino neonato. Allora usava fasciare i neonati, lo nascose, poi la figlia del direttore amministrativo andarono nel loro appartamento nel quartiere Prati di Roma e nel bagno dell'appartamento fecero un buco, nascosero questo collare. E questo collare venne riportato dopo la liberazione, nessuno più lo trovava, il gran maestro della liberazione, Guido Lai, lo cercava questo collare, non si trovava, alla fine arrivarono, ritornarono e riconsegnarono questo strumento che non è un vezzo, non si porta, i gran maestri non portano questo collare per una sorta di civetteria, ma perché rappresenta la storia, rappresenta un simbolo importante del nostro lavoro e dell'autorità del Gran Maestro. Ecco, un'altra cosa che colpisce è che in così poche pagine si parla di così tanti atti di violenza che probabilmente non sono conosciuti dall'opinione pubblica. Ce n'è uno che è quasi folcloristico e che credo sia legato in realtà a delle motivazioni politiche, quello del pazzo che era, ecco, però invece ci sono anche tanti assalti. Stiamo cercando però, perché poi i pazzi sono sempre mossi da qualche mano nascosta. È un po' facile dire pazzo, forse è facile. Infatti il 31 ottobre del 1917 un pazzo, perlomeno dichiarato come tale, un farmacista d'Avellino, dopo aver suonato i campanelli delle case dei dirigenti del Grande Oriente di allora,
arriva a Palazzo Giustiniani e chiede del Gran Maestro aggiunto Achille Ballori. Chiede prima chi c'è del vertice del Grande Oriente d'Italia. Viene detto che c'è il Gran Maestro aggiunto Achille Ballori, che peraltro era stato designato già Gran Maestro. Salì le scale, si presentò ad Achille Ballori e sparò e lo uccise. Era un pazzo, stiamo facendo delle ricerche, era un uomo attenzionato dalle forze dell'ordine, quindi che l'abbiano lasciato così libero di circolare fa venire qualche dubbio. Le ricerche continuano e magari troveremo anche qualche sorpresa. E invece questi ripetuti assalti, proprio come l'ha stato fatto a Pace, insomma, cioè, ci sono stati proprio degli episodi clamorosi del palazzo e di altri palazzi che hanno subito l'aggressione, e questo è anche abbastanza impressionante. Sì, fa impressione ripercorrere la storia di quegli anni, quando a Palazzo Giustiniani spesso si presentarono in maniera minacciosa gli squadristi, e c'è la descrizione che viene fatta da un membro della giunta di allora, quando descrive appunto gli squadristi che si arrampicano alle finestre, e il Gran Maestro Ettore Ferrari, di fronte agli altri fratelli, membri di giunta che cominciavano ad essere preoccupati, Ettore Ferrari, che era il Gran Maestro, ma anche l'artista che ha realizzato la statua di Giordano Bruno a Roma in Campo dei Fiori, Ettore Ferrari con molta calma dice: fratelli, ancora l'ordine del giorno non è completato, mentre i fascisti alle finestre volevano, bussavano per entrare. Ma poi ci sono ricordati in quel periodo tanti assalti alle sedi sparse per l'Italia. Ci sono in alcune case massoniche italiane, ad esempio, c'è la foto di un tempio devastato, è quello di Bologna, di Vicolo Bianchetti. Io ho avuto la fortuna poco tempo fa, 3 anni fa, di visitarlo, perché era l'abitazione di un grande direttore di orchestra, Ezio Bosso, che viveva, lo scoprì per caso leggendo un'intervista, lo contattai e potei avere la fortuna, devo dire, non solo di incontrare una persona di un'umanità, di un'intelligenza, di una raffinatezza straordinarie, ma anche il luogo che era stato devastato dagli squadristi. Era la casa di Ezio Bosso, in Vicolo Bianchetti a Bologna, e si riconosceva, ecco, che quello era proprio un tempio massonico. D'altra parte mi è capitato di leggere in altri libri, per esempio Bagliardo, Alessandro Mola, che nelle primissime fasi del fascismo, quando certo non si sapeva che cosa fosse il fascismo, anzi si presentava come molto progressista, seppur alternativo al comunismo, all'anarchismo, c'è stata da parte di massoni, di alcuni massoni, chiaramente non dell'istituzione in quanto tale, una certa fascinazione nei confronti, c'è stata una certa partecipazione. L'abbiamo pagata cara, con gli interessi, questa fascinazione di pochi, perché siamo stati i primi ad essere colpiti nel 25, quando venne approvata in Parlamento una legge che di fatto ci metteva fuori legge, e poi l'abbiamo pagata cara, soprattutto sulla pelle di tanti fratelli, compreso il Gran Maestro Domizio Torrigiani, finito al confino, ma anche l'ha pagata cara il Gran Maestro aggiunto Giuseppe Meoni, un sindacalista dei giornalisti. Se ancora oggi i giornalisti hanno un contratto nazionale di lavoro che tutela un po' meno rispetto al passato, ma insomma è sempre uno strumento che tutela la categoria dei giornalisti. Ecco, Giuseppe Meoni è stato segretario della Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato unico dei giornalisti, e sottoscrisse il primo contratto nazionale di lavoro. E c'è una curiosità che Giuseppe
Meoni, il busto di Giuseppe Meoni, che il rito simbolico italiano, uno dei corpi rituali collegati con il Grande Oriente d'Italia, aveva donato al Grande Oriente d'Italia. Il busto di Giuseppe Meoni è stato collocato nella sede della Fondazione Paolo Mugliardi a Roma, in via Valenziani. Il caso ha voluto, l'ho scoperto, devo dire, poche settimane fa, che davanti alla sede della Fondazione Mugliardi c'è il laboratorio, c'era il laboratorio, la casa laboratorio di Ettore Ferrari. Quindi Ettore Ferrari e Giuseppe Meoni, mi piace pensarli idealmente, che si sono ritrovati in via Valenziani a Roma. Adesso invece, facendo un salto di qualche decennio, un paio di generazioni anzi, la massoneria oggi che cos'è? Nel senso che può essere facile dirlo o può essere difficile, la si può descrivere con qualche frase retorica, la si può descrivere invece parlando per delle ore, sempre con sintesi giornalistica, che ruolo senti che svolge? E se senti, essendo anche giornalista, un riscontro da parte dell'opinione pubblica, se c'è un afflusso di nuove leve, ecco, un discorso un po' così generale. Provo a rispondere a queste tre o quattro domande. Ho fatto una domanda un po' tipo di Gruber, avete presente? Sì. Fare domande, che ne fa 7-8. E tu quanti anni hai? Ma poi sulla Luna siamo andati o non siamo andati? Ma poi invece Caster ha vinto la battaglia o l'ha persa? E poi volevo dire anche un'altra cosa. Però insomma, queste almeno sono tutte dello stesso argomento. Sì, siccome Lili Gruber mi intervistò proprio il giorno dopo il mio insediamento, il 6 aprile del 2014, spero che tu non mi faccia la stessa, le due delle domande che mi fece Lili Gruber. Una è: ma perché da voi non ci sono le donne? Che devo dire, la domanda che in tutta Italia dove vado mi fanno, perché da voi... Stavo per fatto. No, Poi l'altra domanda è la P2 e la terza: quanto guadagna il Gran Maestro? Ecco, questo. E io gli devo dire, non ebbi la prontezza di rispondere: scusi, ma lei quanto guadagna? Non ebbi la prontezza, probabilmente ero ancora acerbo, mi ero appena insediato nel ruolo e non detti la risposta, e non dissi neppure: scusi, ma lei mi vuole spiegare, con quel gruppo Bilderberg c'entra qualcosa? Che cos'è, visto che si occupa e dice che il nostro è un potere nascosto, complicato, un po' oscuro? Devo dire, mi colpì D'Agostino, che era veniva intervistato insieme a me, i nostri confronti più benevolo. Cominciamo dalla prima domanda. No, aspetta, ti interrompo su un attimo. Devo spezzare un'arancia per Lili Gruber, non in generale, così, ma nello specifico, perché la mia esperienza di giornalista mi ha insegnato che fare domande sceme spesso può portare delle risposte intelligenti. Mi è capitato un sacco di volte di intervistare una persona e di pensare: no, questo che cacchio gli chiedo? Ci facevo domande, una più scema dell'altra, però alla decima mi dava una risposta intelligente. Quindi si può anche tirare fuori qualche cosa, spremere qualche cosa. E c'è anche questo fatto. Magari non era una curiosità sua chiederti quanto guadagni, ma lei può interpretare la curiosità del popolo, che dice: questo quanto guadagna? Se tu pensi, per esempio, ai massoni come una classe di privilegiati, ben vestiti e collare, insomma, è una cosa che può essere chiesta, perché non ci sono le donne, cioè può mettersi dalla parte dell'opinione pubblica, ma magari non frega niente, però ti fa una domanda che può avere un senso, per carità, no? Allora, ti sarei reso conto anche tu che spesso facendo domande a raffica qualche cosa salta fuori. Tutte le domande sono, secondo me, legittime, tutte. Io cerco sempre di rispondere a tutte. L'importante è che colui che ti fa la domanda ti lasci la possibilità di rispondere, perché talvolta quanto guadagni è semplice rispondere.
quanto, perché non ci sono le donne, può essere più complicato, non ci sono le donne per due motivi. Il primo è che noi che ci consideriamo gli eredi, i costruttori delle cattedrali medievali, che erano solo uomini, questo, essendo noi eredi di quella tradizione, non prevediamo la presenza di donne nelle nostre logge. Secondo motivo, il Grande Oriente d'Italia è il riconoscimento di 200 gran logge estere sparse in tutto il mondo, e per queste 200 gran logge la regolarità è data dalla presenza esclusivamente maschile nelle logge. Un'altra domanda, la P2 non me l'hai fatta, rispondo. No. La P2 è stata... non mi sono mai sottratta a questa domanda, come neppure alle altre. La P2 è stata una pagina nera nella storia della massoneria italiana, una loggia nata a metà dell'Ottocento, nel Grande Oriente d'Italia. Negli anni 60-70 del Novecento è stata, anche per errore dei vertici di allora del Grande Oriente d'Italia, è stata utilizzata da un fratello espulso dal Grande Oriente d'Italia, quando capirono i fratelli che non era una loggia normale, una loggia regolare, perché non si riuniva, e che la usò, quest'uomo la usò per fini diversi da quelli della crescita spirituale, della crescita interiore. Poi, se tutto quello che viene attribuito alla P2 o a uomini della P2 è stato fatto, questo ci sono state le autorità preposte a stabilirlo. Di sicuro il Grande Oriente d'Italia, quando capì che quella non era una loggia regolare, espulse chi la guidava, espulse molti di coloro che in qualche maniera erano comparsi nelle liste, e la P2 non esiste più. E quello che è importante è affermare, e mi sento di farlo, che logge di quel tipo, logge coperte o fratelli coperti, nel senso sconosciuti agli altri fratelli, non esistono più. Ecco, ma forse si pone il problema però anche di chiedersi quando uno entra, magari sbagliando, pensa che può cercare un tornaconto. Voi fate una specie di filtro da questo punto di vista? Vi rendete conto che la persona che entra non cerca il perfezionamento spirituale, ma invece pensa, fraintendendo, che quello sia un comitato d'affari segreto? Può capitare, perché i nostri, che sono filtri anche molto lunghi, io stesso sono un esempio della lunghezza di questo filtro, perché durò più di 3 anni la mia attesa. Sono stato iniziato nell'82 a settembre, e dal 78, fine 78, cominciai a parlare con dei fratelli che vedevano se io ero adatto, se ero una pietra grezza da poi levigare durante l'eventuale percorso massonico che poi iniziai. I filtri che noi facciamo sono i filtri che può fare un'associazione non riconosciuta, un'associazione privata, nel senso, noi chiediamo il certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti a chi bussa le porte del nostro tempio, a chi vuole entrare. Cerchiamo informazioni sulla persona che vuole bussare, però non possiamo fare né intercettazioni telefoniche, non possiamo andare a controllare i conti correnti, quindi sono controlli associativi che di sicuro sono superiori a quelli di un click che fanno alcuni movimenti politici, per cui con un click si viene ammessi in un movimento politico. Il nostro sistema di ammissione è
più vicino a quello che facevano i partiti della prima Repubblica, quando la domanda di un bussante a un partito veniva fissa nei locali della sezione, veniva scritta addirittura chi lo presentava e poi la sezione, il direttivo della sezione lo votava. Ecco, noi siamo più vicini a quel modo, che poi è un modo che i partiti hanno copiato da noi. Noi continuiamo a fare in quella maniera. Prima di entrare c'è una fissione nella sede, c'è una circolazione del nome del bussante, in modo che ogni fratello che ha conoscenza di particolari aspetti della vita del bussante li possa segnalare e possa andare a votare quella sera in cui si vota l'ammissione in loggia. Quindi una domanda che mi viene fatta, anzi mi fece l'onorevole Bindi, ho capito, ma quando entra, lei pensava che fosse un'autocertificazione, questo non è un'autocertificazione, e tra l'altro siamo abbastanza rigorosi, come è giusto esserlo, se il certificato è scaduto, perché magari l'iter dell'ammissione è più lungo, si riparte, viene il bussante, deve tornare al tribunale, fare la fila, mettere il bollo e ripresentare il certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti. L'onorevole Pinti mi disse: ma voi farete l'autocertificazione? No, non è così. E poi dopo che controlli fate? I controlli che può fare un'associazione, appunto, non si possono fare perquisizioni, non si possono fare sequestri, non si possono fare intercettazioni, non possiamo controllare i conti correnti, abbiamo ispettori, che chiamano ispettori circoscrizionali, cioè coloro che vanno a vedere che cosa succede nelle logge. Inoltre ci sono i maestri venerati, capi delle 864 logge oggi presenti in tutta Italia, del Grande Oriente d'Italia, che devono controllare. Ripeto, non siamo forze di polizia, anche se si deve dire che talvolta anche dalle forze dell'ordine possono accadere episodi non proprio belli da registrare. Forse devo dire anche qualcosa di me stesso, dico voi dite, voi fate, perché se non si è capito io non sono un fratello. Naturalmente mi piace molto l'argomento massoneria, ne ho scritto più volte sia in libri sia in articoli per la stampa, per altre riviste. Se per caso qualcuno mi fa dei segni convenzionali, segreti, non sono in grado di rispondere perché non li conosco, non è per cattiva educazione, naturalmente. Sei vestito un po' da massone? Sì, io ho anche una cravatta massonica, non me la sono messa perché il colore non era giusto, era troppo chiaro, ma che ho preso una volta a Rimini, credo. Veramente molto bella, invece forse ci sono dei piccolissimi segni che non si capisce che sono massonici, visti da lontano, quindi ho un po' acquisito la mentalità del nascondermi un po', farmi un po' vedere un po'. No, vorrei solo dire, magari ne parliamo dopo un secondo momento se incuriosisce, che io ho scoperto la massoneria fra gli indiani Sioux quando stavo facendo una serie di servizi per la stampa e per lo specchio. I Sioux sono quelli di Cavallo Pazzo e anche Toro Seduto, ma la tribù specifica era quella di Nuvola Rossa. E successivamente ho avuto un altro contatto che metteva assieme massoni e SIU al ristorante Giubbe Rosse di Firenze, dove ho conosciuto un avvocato massone fiorentino che è rappresentante ufficiale della tribù SIU in Italia. Mi fessi con la testa, quindi sai di cosa si tratta. Sì, lo conosco. Ecco, io non ci credevo tanto e mi ho detto, ma mi faccio capire, no, perché lui dice che ha voluto diventare un membro effettivo della tribù SIU. E per farlo ha dovuto seguire un rito
non so esattamente come sia il rito di iniziazione dei massoni, ma quello per diventare sicuro è molto più pesante, la cosiddetta danza del sole, che detta così sembra una cosa bella, invece è una cosa terribile. Tra le altre cose, come si vede nel film Un uomo chiamato Cavallo, comporta il fatto che si venga appesi con dei ganci a dei pali e si debba rimanere appesi lì per un po'. E allora, siccome io ho espresso un garbato scetticismo su queste cose che mi stava dicendo, io non te le posso dimostrare. E così, in mezzo al ristorante di Giulio Rossi, sono decine di persone, si scontrano la camicia che fa vedere tutte queste cicatrici impressionanti che aveva sul petto. Insomma, per una sera non ci sono mai cosa aspettarsi. Diciamo sì, siamo un po' originali talvolta. La cosa che mi aveva portato invece a me, per questo è tutto in un secondo tempo, è stato quando ho scoperto in loco che Venduto, che stava lì nelle librerie, un dizionario inglese Sioux, edito dalla Lakota Press, che sarebbe la casa editrice della tribù Lakota, che è una delle tribù Sioux, che era firmato da Giacomo Costantino Beltrami, pensato questo sarà il solito italo-americano, non so dappertutto. Invece con il formato mi ho scoperto che non era italo-americano, ma italiano-italiano. Tornato indietro mi sono messo a fare delle ricerche, a capire chi era, e ho scritto poi una biografia su di lui, e guarda che sorpresa, ho trovato il diploma massonico, tra l'altro un diploma molto bello, molto artistico, che risale prima dell'Ottocento. Mi sono rivolto allora al grande Fioravanti, esatto. E lì è nato questo amore, assolutamente, assolutamente. La stima infinita. Perché lui ha un po' adottato il mio libro, l'ho diffuso, io ho dato anche il mio contributo, perché io sono andato lì dicendo: ma che cosa mi dite di questo vostro fratello? Ma chi è? Mai sentito nominare? E quindi sono stato io che ho raccontato, ho presentato questo documento, lui fa l'altro, ha detto che vorrebbe fare di questo documento, di cui siamo completamente persi le tracce, lo schema per produrre i prossimi diplomi massonici. È vero, è un po' pieno questo diploma, no? di molto, sì, frasi, molto barocco, molto barocco, quindi però è vero, l'ha già messo sul tavolo più volte di non Fioravanti, addirittura ha fatto fare anche preventivi per la stampa di questi diplomi, ecco, quindi è bello. Siamo nel 2022, già l'opinione pubblica ci considera un po' barocchi, no? Con non ce l'ho pensato, ci vuole una cosa più sobria. Forse più sobria, però insomma è in discussione. Semplificare un po' magari, trovare qualche grafico che sa. Comunque è stata per me una cosa molto bella. Tra l'altro ho scoperto che anche Aldo Alessandro Mola, che citavo prima, almeno quando ci ho parlato io non era massone, non so se nel frattempo è diventato. Non è nel Grande Oriente d'Italia, quantomeno posso rispondere per il Grande Oriente d'Italia, non per altre obbedienze. Ecco, in realtà forse è meglio però che quando la gente scrive su qualche cosa non si faccia troppo assorbire, se no il discorso diventa autoreferenziale, come dicono quelli che parlano di tutto. Si rischia poi di scrivere un libro da massone per i massoni, invece è meglio. Io devo dire che in parecchie altre cose che ho scritto dopo ho trovato poi motivo di parlare della massoneria. Non per tirare col forcico fuori l'argomento, insomma, ma proprio perché era interessante. Per esempio, adesso ho pubblicato un paio di anni fa un libro sull'attività corsara di Savoia, e stavo dicendo al grande maestro della loggia Ausonia, che potrebbe essere stata forse la prima in assoluto, che uno dei fondatori ha fatto anche il corsaro, naturalmente dico il corsaro, non il pirata che taglia la gola alla gente, cioè il corsaro per motivi politici, come ha fatto anche il professor Garibaldi. Per
vedo che annuisce. È una, però... è una fonte, una pista di studio anche questa, magari faranno ancora una visita a Dino Fioravanti, che ancora diciamo, ci illumina con la sua scienza, e magari faremo altre scoperte. Molto volentieri, purtroppo ho sentito in questi giorni e mi sembrava dal punto di vista della salute un po' borderline, anche perché lui è molto sregolato nel mangiare nel bere. Dino è intramontabile, quindi non è... nelle gambe poco, ma nella testa ha una forza devastante ed è capace di... L'altro giorno, cioè per 3 giorni di seguito, mi ha chiamato perché voleva sapere tutto, se era già avvenuto l'incontro qui a Torino, se avevi risposto alla richiesta di partecipare, quindi è ancora molto solido e ha una memoria e una cultura invidiabili. Quindi... Tra l'altro, molti di voi chiaramente sanno quel personaggio, quest'aria sorniona, quindi quando poi tira fuori delle battute è veramente devastante. Mi ricordo una volta quando, per esempio, mi ha fatto vedere, c'era lo stemma del Motor Club della massoneria, mi ha detto, ecco, vedi come siamo ritrovati nel nostro Motor Club. E poi un'altra volta mi ha detto, non ho capito bene in realtà i dettagli di questa cosa, ma mi ha detto che ha fatto una piccola conferenza per prendere in giro gli interlocutori. Dunque immagino che molti di voi sono massoni qui e sapete che esiste, ovviamente, che esiste il rito scozzese antico e accettato. E lui mi ha detto che ha fatto delle persone estranee invece all'ambiente, però curiose, mi ha detto che ho fatto questa conferenza sul rito gallese moderno e rifiutato. E mi ha sentito, capito? Lo ascoltò. Almeno sono rifiutato, una lampadina rossa si poteva accendere. E lui con quest'aria molto seria, me lo immagino, raccontare questa cosa qui, scritto gallese, moderno e rifiutato. Molto seriamente così, mi ha detto, ma davvero, ma c'è proprio gli occhi, che cosa eccezionale, ci cioè, ha spiegato un mondo di cui noi non conoscevamo niente. Tra delle battute lapidarie che ti colpiscono. Ecco, adesso vi domando, possiamo dire altre cose, vuole intervenire il pubblico, ci sono delle domande che non ho fatto e che invece sarebbero interessanti? Non ho risposto alla domanda che mi hai fatto, ma ci sono richieste, ingressi, e che cos'è la massoneria oggi? Sono le due domande che mi avevi fatto e che forse non ti ho risposto, perlomeno non ho risposto compiutamente. Oggi è quello che siamo ieri, cioè i valori di libertà, uguaglianza e fratellanza sono ancora oggi i nostri pilastri. È chiaro che la libertà nel 2000 è diverso dal concetto di libertà del 1800. C'è attenzione verso di noi, ci sono richieste di ingresso, molte, ogni anno ci sono molte richieste, anche durante la pandemia ci sono state richieste di ingressi, molte iniziazioni sono avvenute alla fine del lockdown, perché ovviamente durante il lockdown, nel periodo della chiusura, nei nostri tempi non ci potevano essere le nostre riunioni rituali. Abbiamo ricominciato dopo la fine del lockdown a ritrovarci e devo dire il fatto bello, molto significativo, che abbiamo attraversato la pandemia. Purtroppo decine di fratelli sono passati all'Oriente Eterno, anche perché colpiti dal Covid, ma la comunione ha retto. Questo è stato importante, perché non era facile
perché molte associazioni si sono disgregate durante gli anni del Covid, che poi peraltro non è finito, non è stato ancora debellato il virus. Però ecco, il fatto di esserci ancora, del fatto due gran logge, una a Rimini con 1500 persone la prima e con 3000 la seconda, nei periodi più difficili della pandemia, con le mascherine, questo ha dimostrato la nostra forza, la forza del rigore, la forza del rispetto delle regole e il desiderio di stare assieme, di fare la fratellanza. Fratellanza non è una parola, fratellanza è un modo di essere. Abbiamo dimostrato che ci meritiamo di esistere e ci meritiamo di ritornare a Palazzo Giustiniani, proprio perché siamo stati capaci di resistere anche durante la pandemia. Fino a che ore? Sono 25 alle 8. E quindi cosa dobbiamo fare? Un quarto alle 8 dobbiamo finire, vero? Ancora un paio di battute, abbiamo, di scambi li avete. Abbiamo, ecco. Fino a un quarto alle 8 abbiamo il tempo che ci ha concesso questo generale. A me, se non ci sono momenti, viene in mente un'altra cosa che riguarda sia la tradizione sia il presente. I libri di storia della massoneria sottolineano un aspetto che secondo me dovrebbe essere in realtà preso in considerazione dai libri di storia, appunto, e basta, cioè che la massoneria ha svolto un ruolo fondamentale nel passare dal Medioevo all'età moderna, perché forniva l'unico foro in cui era possibile che il nobile, il borghese e il proletario parlassero da pari a pari, e in cui tra l'altro era possibile che il protestante, il luterano, il calvinista, l'ebreo, il cattolico potessero parlare da pari a pari, in un'epoca in cui addirittura, quando ci fu la cosiddetta Pace di Vestfalia, in realtà le trattative non si svolsero a Vestfalia, ma le due delegazioni, cattolica e protestante, stavano in due località diverse perché non potevano neanche incontrarsi. E, ho visto che questo è stato fondamentale addirittura nella storia della scienza, cioè la Royal Society, quella per il progresso delle scienze, di Newton, anche se lui non era massone, ma tutti gli altri scienziati, quasi tutti, erano massoni, avevano la possibilità di parlarsi e confrontare le loro idee, progresse soprattutto. Allora questo potrebbe tornare utile anche nel mondo attuale. Ecco, mi sono anche occupato di un altro esploratore, un britannico che è quasi omonimo di Richard Barton, Richard Francis Barton, che è stato iniziato alla massoneria in una loggia in India, e lì c'era la possibilità per l'inglese, per l'indù, per il sikh, per il musulmano, eccetera, eccetera, di parlarsi nella loggia, cosa che non avrebbero potuto fare lì fuori. Questa cosa può tornare utile anche nel mondo d'oggi che affronta la sfida della multiculturalità, o magari invece no, perché insomma abbiamo tante di quelle cose a disposizione che magari non funzionano, poi intendiamo, cioè da internet a chissà quante altre cose. So che, ecco, citavamo Dino, lui mi ha detto, anche se non sono molto al corrente poi delle iniziative, lui mi ha detto che si sta spendendo per questo. Cioè la promozione della multiculturalità tramite la massoneria. Il fatto che nelle nostre logge ci siano fratelli di diversa convinzione religiosa che si possano incontrare all'interno della loggia e confrontarsi è un fatto di grande portata. Proprio nei prossimi giorni, il 17 dicembre,
a Matera, proprio promosso dalla loggia nostra, il Grande Oriente d'Italia di Matera, ci sarà un incontro pubblico, ci sarà un sacerdote cattolico, ci sarà un musulmano, ci sarà un valdese, ci sarà un esponente della Chiesa ortodossa, proprio riuniti per un confronto, perché quello che oggi manca è un dialogo a cuore aperto. A cuore aperto che vuol dire? Vuol dire essere disponibili ad accogliere le ragioni dell'altro. Se tutti siamo disposti ad accogliere in parte le ragioni dell'altro, si riuscirà ad andare avanti assieme. Faccio un semplice esempio. Se io e te, io penso di essere dalla parte della ragione al 90% e lascio a te il 10% della ragione, te farai altrettanto e riusciremo a stare sotto lo stesso tetto, a convivere. Se ci mettiamo a fare il muro contro muro, è la guerra, è una guerra che porta solo distruzione. Arrivi all'ultima gran loggia, sono stati assieme, anche se con modalità complicate, il Gran Maestro della Gran Loggia di Russia e i rappresentanti della Gran Loggia dell'Ucraina, e a distanza era collegato anche il Gran Maestro della Gran Loggia dell'Ucraina. Devo dire, non è che furono tra loro teneri, perché era l'inizio della guerra, però già il fatto di trovarsi assieme è un contributo che abbiamo dato alla costruzione complicata, complessa, difficile della pace. Beh, del resto, per quanto ne so, credo che l'appartenenza alla massoneria non comporti tra virgolette il tradimento dell'appartenenza nazionale, no? Anzi, siccome è necessario che il buon massone, per quello che ne so, sia anche un bravo cittadino, fra le altre cose deve essere anche leale alla nazione, all'esercito, che sia senza dubbio questo. Ma invece c'è una cosa su cui non so a che punto siamo. La Chiesa cattolica ha perdonato praticamente tutti, dai comunisti in giù, e voi non lo so. Eccetto noi. Anche se, diciamo, le posizioni sono le più svariate. Qualche anno fa scrisse il cardinale Gianfranco Ravasi, quindi un cardinale della prima linea nelle gerarchie ecclesiastiche, scrisse un articolo sull'inserto del Domenicale del Sole 24 Ore, dove diceva che dovevamo guardare a questo fenomeno variegato della massoneria con una certa attenzione. Si potevano trovare punti di contatto con la religione cattolica, soprattutto nella lotta al materialismo, nel desiderio di spiritualità, nella filantropia. Il titolo di questo articolo era "Cari fratelli massoni". Io scrissi al cardinale Ravasi e mi rispose indicandomi anche alcune letture sull'argomento, e sul titolo precisò, il titolo l'ha fatto il giornalista, non l'ho fatto io, cari fratelli massoni, come dire, va bene, lo mettiamo. Però ci sono poi situazioni particolari, perché potrei dire al cardinale Ravasi, anche il mondo della Chiesa è un mondo variegato. Poche settimane fa a Terni, in Umbria, all'inaugurazione della Casa Massonica di Terni, Casa Massonica del Grande Oriente d'Italia, erano presenti il sindaco, il prefetto, il parlamentare che era stato eletto il giorno prima, che era il 27 settembre di quest'anno, e il vescovo di Terni, tutti assieme. Devo dire che una parte talebana, mi viene da dire, della Chiesa Cattolica, alcuni organi di informazione molto
contrari al dialogo, non proprio bergogliani, mi verrebbe così da sintetizzare, non hanno ben gradito, non hanno molto gradito la presenza del vescovo di Terni a questo incontro pubblico, devo dire, perché era un'inaugurazione pubblica. Penso che questi gesti, che sono simbolicamente importanti, debbano essere sottolineati. In fondo i simboli sono la nostra esistenza. Se non comprendiamo il valore dei simboli, non comprendiamo la vita. Ad esempio, ti faccio una confessione. Erano decenni che io volevo andare a vedere il piccolo monumento di ricordo di Gigi Meroni. Ci sono stato oggi, perché il 16 ottobre 1967, il giorno dopo la morte di Gigi Meroni, che a Torino, siete tutti torinesi, quindi non è. Io scrissi il primo articolo della mia vita nel giornalino di classe, dedicato proprio alla morte della farfalla Granata. Il mio compagno di banco, che era molto bravo al disegno, fece il ritratto di Gigi Meroni. Io scrissi in quinta elementare, perché avevo una maestra illuminata, una grandissima maestra, Cosma Serchi, che diciamo attenta ai bisogni dei bambini in una scuola di aperta campagna delle Crete Senesi. Io scrissi questo articolo, e oggi, siccome questo simbolo che ha segnato la mia vita, in positivo devo dire, perché mi ha fatto fare dopo quell'articolo, scoprì che avrei fatto da grande quel lavoro, che volevo fare da grande quel lavoro, e sono riuscito a farlo. E devo dire, i simboli, e lo dico ai torinesi e anche ai tifosi del Toro, vedere questa colonna, il pallone, la foto di Gigi Meroni a 1,5 metri misurato da me con un bidone della spazzatura, questo devo dire grida vendetta, io che sono tifoso viola ma sono ammiratore di una leggenda del calcio italiano che è stato il Torino, ma è stato anche Gigi Meroni, cioè, mi è dispiaciuto a proposito di simboli. C'è un tifoso del Toro, gli ha applaudito sulle orecchie. No, quanti tifosi del Toro ci sono? Grande ambiente copre. Siamo in 16.000 circa. Ecco, ma quindi per sintetizzare, rispetto alla Chiesa sei sempre condannato in questo momento, dal punto di vista ufficiale. Ecco, dal codice di diritto canonico è scomparsa la parola scomunica, però sei stato di peccato grave, non si può cedere ai sacramenti. Così dicono, però mi raccontano i fratelli in giro per l'Italia che ci sono tanti sacerdoti. Uno lo incontrai anch'io, non perché mi andava a confessare o a prendere la comunione, ma presentando, io ho scritto un librettino sui rapporti tra Chiesa Cattolica e Massoneria, ormai tanti anni fa, penso ormai una quindicina d'anni fa, a Piombino, era anche già estate, quindi caldo, in quella sala della biblioteca del comune di Piombino, presentava questo libro e con i miei interlocutori dialogammo sui rapporti, e io dicevo, ma insomma qui i massoni sono stati del peccato grave, non possono accedere alla comunione. A un certo punto dalla platea questa sera si alza una persona che aveva una maglietta, un jeans molto si capiva che non era un massone dall'abbigliamento, ma non si capiva neppure che era un prete dall'abbigliamento. E disse, sono l'arciprete di Massa Marittima e Piombino, la stessa diocesi. E disse, ma io sono questo, si presentò.
se voi vi sentite senza peccato, di non aver commesso peccato, di aver fatto del male, se domani era il sabato, c'è la messa domenicale, venite a chiedere la comunione, io vi darò l'ostia consacrata. Disse semplicemente questo per dire che anche il mondo della Chiesa è variegato. Ma tu non hai mai sentito il fiato sul collo dei superiori incogniti? Oppure sei tu un superiore incognito? No, no, capisco. Ma dice che in realtà ci sono vari livelli nelle associazioni segrete, no? No, io sono soprattutto. Infatti, dovresti essere tu, dovrebbe essere lui. Esiste anche questa leggenda, che ci sia tutta una cosa ancora più segreta del segreto, che tira tutti i fili. Il segreto, io racconto talvolta una storia vera avvenuta in una loggia di provincia. Due fratelli che conosco, ho conosciuto bene, che conosco bene, uno dei due parla sempre del segreto, il segreto dei maestri Comagini, il segreto. A un certo punto un altro fratello chiede la parola al maestro venerabile e dice al maestro venerabile: posso rivolgermi al fratello Augusto? Il venerabile: fai pure. Caro fratello Augusto, tu parli sempre dei segreti, ma mi dici che cosa vuol dire per te segreto? Fratello Augusto, maestoso come fisicamente maestoso, s'alza e dice: caro fratello Franco, è un segreto, se è un segreto non posso spiegarlo. Compiacimento, perché nella nostra storia ci sono anche pagine nere, pagine grigie, ma anche pagine bianche. Vorremmo che qualche pagina bianca fosse scritta. Siccome il grande maestro non può chiamare l'autoapplauso, vi invito tutti a fare un applauso. Giorgio che ha voluto questo momento. Ma questo solo l'accompagnamento musicale.